Sempre, anche in carrozzella andrò fino alla morte. Maria Francesca Mariuccia, per tutti 80 anni, abita nella casa albergo dell'isola a Porta San Tommaso e di lezioni non se n'è persa una e stamattina è contenta della coda al seggio. Molto, perché ci tengo, è un dovere, perché è tutta politica. Il latte, il costo del latte è politico, il costo di tutto. Noi viviamo di politica, quindi bisogna dare il nostro consenso alla politica. Il seggio volante, così si chiama la postazione allestita per far votare gli anziani, qui arriverà nel pomeriggio, ma diverse ospiti preferiscono andare da sole già al mattino, come Bertilla, 86 anni, voglia di votare e preoccupazione per il futuro. Siamo preoccupati, molto, si chiama Ernesto. Per tutto, per i figli soprattutto. Noi ormai abbiamo una certa età e quello che succede, succede. Per fortuna che ancora sono un po' acciaccata, ma la testa funziona ancora. Adriana ritornerà più tardi. Io sono andata, ho trovato una gran fila di gente e sono molto contenta che ci sia questo afflusso, perché è bene che la gente vada a votare, in quanto è un diritto il voto, ma è anche un dovere, quindi bisogna andare a votare. Io sono appena andata, però ritorno dopo perché c'era tanta gente e non me la sono sentita di rimanere lì. Franca è indecisa. Io per andare a votare ci vado perché è un dovere. Però è molto difficile la scelta. Anna teme di sbagliare. Sono molto combattuta nel voto, però so che vado. E adesso cerco di guardare appunto un po' i giornali per chiarirmi un po' le idee del voto, per non che la scheda non mi venga annullata, visto che sto soffrendo veramente per andare a votare. Seggio volante alla casa per anziani Marin di Ponte di Piave e qui il signor Luigi, 103 anni, la prossima settimana non ha mancato l'appuntamento. Ma a votare in questa tornata sono anche i giovani, con la novità del voto al Senato anche per i diciottenni. Prima bisognava attendere i 25 anni e c'è entusiasmo ed emozione tra i ragazzi. Prima volta che voto, ho compiuto 18 anni un paio di mesi fa e non so, sono felice e emozionato perché è una responsabilità, è un onore venire a votare perché ho una decisione d'ora in poi che avrà un'influenza nel paese, quindi mi sento felice. Volentieri, volentieri, è stata una cosa che penso sia giusto fare, se già a 18 anni ci hanno dato questo permesso, penso sia giusto poterlo rispettare anche già da giovani. È emozionante sempre votare, qualsiasi sia l'occasione, diciamo. Poi sì, comunque adesso è stato anche allargato, se non sbaglio, l'età per il voto al Senato, mi sembra anche plausibile questa decisione. Emozionata? Devo dire un pochino sì, perché sì, essendo il mio primo voto è anche abbastanza importante, quindi insomma devo dire che sono felice, sì. È la prima volta per le politiche. Sì, è un voto importante, ora più che mai, quindi siamo qui per fare il nostro diritto-dovere.